Ciao ragazzi, oggi mi vedrete in vesti diverse da quelle solite. Questo perché voglio parlarvi di un argomento molto importante che al giorno d'oggi in molti tendono a rendere banale e futile. L'amore. Cinque lettere che racchiudono in sé un sentimento potentissimo. In molti lo considerano quasi come un asse intorno al quale gira tutto il mondo, altri invece la considerano quasi come una condanna. Credo che per poter dire cos'è effettivamente l'amore bisogna averlo provato sulla propria pelle e soprattutto bisogna aver sofferto per amore. L'amore è quando ti svegli al mattino e la prima cosa che fai è pensare a lei o a lui. L'amore è anche quando ti soffermi a pensare, ma la tua mente vaga, corre verso il suo unico punto di salvezza. Lei, e una volta raggiunta, sorridi al suo pensiero. Sorridi anche al costo di far credere alle altre persone che tu sia pazzo, ma in fondo lo sappiamo entrambi. Tu sei pazzo di lei. L'amore però è anche quando ti senti a pezzi, quando conti le ore che mancano per arrivare alla notte, perché l'unica cosa che vuoi fare è dormire e evitare di pensare a lei. Quando ci provi, ma ti ritrovi sveglio tutta la notte a versare così tante lacrime e non avresti mai immaginato che un uomo avrebbe potuto piangere così tanto. Il detto dice non c'è rosa senza spine, ma è proprio per questo che la rosa è stata scelta per rappresentare questo sentimento. Nella vita purtroppo si sa che non tutto è semplice. Non tutto può andare bene. Io ho 18 anni e molti di questi sentimenti li ho già provati ed è per questo che mi permetto di parlare. Questo video è rivolto a tutti quei ragazzi e ragazze che hanno perso questo valore. Io mi guardo intorno e vedo tante ragazze, o per meglio dire ragazzine, così facili, che sono un insulto per tutte le donne. La donna è forte, ma anche sensibile. La donna va rispettata. Siamo onesti, la donna è il vero sesso forte. Ora già mi immagino tutti i dislike solo per questa cosa che ho appena detto da voi ragazzini stupidi. Ditemi cosa c'è di forte in un uomo che stupra una donna, che violenta una donna e che alza le mani ad una donna. Non ho mai sentito di una donna che commette tali azioni contro un uomo. Questo però non vale per tutti, perché per fortuna ci sono ancora alcuni uomini che hanno dei sani principi e valori. E anche voi ragazzini, che andate dietro a queste ragazze facili soltanto perché vi soddisfano, siate uomini! Adesso voglio provare a condividere l'hashtag siate uomini. Queste ragazzine, sapete cosa mi ricordano? Quelle porte degli aeroporti, porte degli aeroporti, che appena ti avvicini si aprono con il sensore di movimento. Gioventù en fumée, dal francese madrelingua ovviamente. E adesso, tu che stai guardando questo video, mi spieghi cosa stai aspettando? Lascia Facebook, lascia WhatsApp e corri verso la persona che ami. Falle una sorpresa, perché un messaggio con scritto ti amo non sarà mai paragonabile ad un ti amo sussurrato nell'orecchio. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia fatto riflettere. Adesso, se vi va, potete condividere questo video sulla bacheca della persona che amate. Bella, ragazzi!